L'economia italiana, così come quella globale dell'area dell'euro, sta attraversando un momento di grande difficoltà e di incertezza generata dall'attuale mutamento dello scenario socio-economico. I numerosi shock degli ultimi anni, gli impatti dei conflitti geopolitici e del forte aumento dell'inflazione, cui si sommano gli eventi climatici avversi, quali la siccità e le alluvioni, che da ultimo hanno evidenziato fortemente la vulnerabilità del sistema agroalimentare, con alti costi per gli agricoltori, hanno determinato una decelerazione dei prestiti alle imprese e conseguentemente sia una diminuzione della domanda, sia un irrigidimento delle condizioni d'offerta. Ora però che al centro dell'attenzione deve porsi la competitività e il sostegno alla crescita delle imprese, c'è bisogno di un sistema normativo più armonico, più efficiente, più flessibile. È assolutamente doveroso e importante creare misure che da un lato consentano alle imprese la sostenibilità del debito in essere e dall'altro scansino dal rischio che possa essere compromessa anche la loro capacità di investimento. È assolutamente importante che le stesse autorità europee e di recepimento quelle nazionali adottino provvedimenti per garantire che il livello di indebitamento delle imprese rimanga assolutamente sostenibile. Quali sono quindi i campi d'azione sui quali lavorare? Innanzitutto il rapporto con la banca, il mero credito bancario. E diciamo che al fine proprio di massimizzare il contributo delle banche nell'attuazione degli investimenti attualmente fortemente connessi al PNRR, è necessario rafforzare ed ampliare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese proprio per mitigare il rischio di credito ed implementare gli strumenti di finanza agevolata. In questa ottica, in questa prospettiva, volgendo anche lo sguardo verso l'Europa, oggi fortemente attenzionata e richiamata nelle politiche anche creditizie, assume particolare importanza la revisione delle misure di concessione, cosiddette forbearance, che riguardano proprio la rinegoziazione e la sospensione del rimborso di finanziamenti, cosiddetto moratoria. Ma non solo la revisione delle misure di concessione, ma anche la modifica della soglia di attenzione che, secondo le linee dell'autorità bancaria europea, fa classificare un credito come deteriorato, con tutto ciò che ne consegue, rendendo cioè meno facile l'accesso al credito per il debitore. Dobbiamo assolutamente evitare che vengano ostacolate le misure a sostegno dei debitori, soprattutto in questo momento economico, finanziario, difficile, determinante in una fase economica tanto incerta come questa. È importante quindi sostegno a livello europeo al fine di addivenire ad una riconsiderazione delle misure di concessione, cosiddette forbearance, prevedendo anche una deroga alla loro applicazione, soprattutto in questo particolare contesto politico, sociale, economico e aggiungerei anche finanziario. Il credito in agricoltura, la finanza agevolata e le misure che si sono susseguite, soprattutto in questi ultimi anni di crisi, comunque non possono essere l'unica risposta alle esigenze del mondo agricolo, del mondo agroalimentare, che invece deve anche proiettarsi, svolgere lo sguardo più lontano e contare anche su altri tipi di prodotti che si alternano al credito bancario, prodotti di finanza alternativa. E in questo caso richiamo operazioni di equity o quelle relative al venture capital. Trattasi di operazioni che comunque interessano le aziende più organizzate, le aziende più strutturate. Quindi diciamo che i campi di azione di fondamentale importanza per sostenere in questo particolare momento critico le aziende del comparto agricolo sicuramente sono gli strumenti di finanza agevolata, lo strumento delle garanzie pubbliche, strumenti alternativi al credito bancario. Ma aggiungo che altrettanto importante è anche lo sviluppo di percorsi dedicati all'educazione finanziaria, all'educazione aggiungerei anche assicurativa, che
che è un altro tema di fondamentale importanza. Questo perché non vogliamo assolutamente che i nostri imprenditori agricoli diventino degli esperti, ma è importante che soprattutto in questo momento anche economico-finanziario così diciamo rilevante facciano delle scelte consapevoli. Accanto a questi campi di azione, merita rilevare che un altro tema molto importante è il rapporto banca-impresa e la relazione banca-impresa, proprio nell'ottica di favorire l'accesso al credito ad un comparto che non può essere valutato secondo le regole degli altri comparti, per il semplice fatto che ha delle specificità che dovrebbero essere considerate ai fini della valutazione della capacità di rimborso dell'azienda agricola a fronte della richiesta di un finanziamento. Oggi assistiamo ad una despecializzazione del credito agrario a ferree regole stabilite da Basilea, che si basano su rating che potremmo definire generalisti, cioè non specifici per il settore agricolo. E tutto questo fa sì che spesso il mondo bancario non sia in grado di interpretare correttamente la situazione economico-finanziaria delle imprese. Le stesse regole per l'accesso al credito previste dagli accordi di Basilea dovrebbero essere adottate alla luce di specificità del comparto agricolo e dunque è importante e necessario anche in sede europea, soprattutto in sede europea dove vengono stabilite le regole finanziarie, anche le regole finanziarie, un nuovo approccio per l'accesso al credito, che tenga conto delle peculiarità del comparto e delle dinamiche produttive dell'agricoltura. Se i nostri agricoltori avessero un indebitamento correttamente correlato ai tempi della produzione, con conseguenti modalità di restituzione del debito, sicuramente potrebbero operare con maggiore tranquillità, senza essere costantemente in uno stato di ansia finanziaria. Dunque, possiamo dire che a fronte dell'attuale scenario economico-finanziario, al fine di offrire sostegno alle imprese ed essere partecipi al loro processo di crescita e di sviluppo, è necessario puntare sul rafforzamento degli strumenti della garanzia pubblica, sul potenziamento degli strumenti di finanza agevolata, sullo sviluppo di prodotti di finanza alternativa. E ancora chiediamo come di recente, Confagricoltura, attraverso il presidente Massimiliano Gianzanti, ha fatto l'altro giorno in Europa maggiore flessibilità sulle norme inerenti le misure di concessione e maggior supporto nel campo, nel settore del credito. Questo per favorire la serena adozione di strumenti, quali appunto quello della rinegoziazione del debito, delle moratorie, alle stesse imprese agricole e al comparto agricolo. E ciò che cosa vuol dire? Vuol dire attribuire ad un comparto che oggi si trova in una situazione delicata, anche sotto il profilo finanziario, significa attribuire liquidità, ossigeno e capacità di investimento.